Benvenute e benvenuti. Sono Ilario Refice, insegno canto moderno e canto armonico. In questo video voglio parlarvi del canto armonico femminile. Partiamo dal presupposto che tutti nella voce abbiamo gli armonici. Se adesso io faccio una A, potete vedere nello spettrogramma alle mie spalle che contiene tutti gli armonici. Cosa succede nel canto armonico, nel canto degli armonici? Succede che io scelgo di filtrare e selezionare un armonico specifico che mi dà una nota specifica appartenente alla serie armonica naturale. Come si fa questo? Ci sono delle tecniche, delle varie tecniche. Oggi vi voglio parlare di due tecniche in particolare con cui potrete cominciare anche l'apprendimento del canto degli armonici. Ora potete fare insieme a me questo esercizio. Potete passare da U a I molto molto lentamente in questo modo. Mi raccomando, la lentezza è fondamentale. Perché questo? Perché i nostri cari amati armonici si nascondono tra una vocale e l'altra. Quindi è fondamentale andare a cambiare la forma della vocale in modo molto lento per poter sentire gli armonici. Questo è il primo esercizio, il primo passo per riuscire a ottenere gli armonici. Quindi, ripeto, andare da U a I molto lentamente, cercando di chiudere un po' le vocali. Quindi la mia bocca quasi sembra non muoversi. Questo perché sono movimenti veramente molto piccoli, sono dei micro movimenti muscolari che col tempo riuscirete a controllare molto bene. Come anticipato all'inizio di questo video, tutti possono cantare gli armonici. L'importante è scegliere una nota a voi comoda da mantenere costante ma senza sforzo eccessivo. Vediamo insieme come sceglierla al meglio. Per le voci femminili e per i bambini consiglio di iniziare con il Do centrale del pianoforte, che facendo parte della quarta ottava presente nello strumento si indica con la sigla Do 4. Da qui potete provare a scendere verso il Si, La, magari anche il Sol. Se il Do 4 vi risultasse troppo basso, provate a salire verso il Re 4 o addirittura verso il Mi 4. Tenete conto però che gli armonici migliori si ottengono con le note comprese tra il Do 3 ed il Do 4. Per le voci maschili invece consiglio di cominciare con una nota compresa tra il Do 3 ed il Sol 3. Sperimentate aiutandovi con uno strumento musicale, va bene anche un'applicazione per smartphone. La seconda tecnica che oggi voglio introdurre è quella della doppia cavità. Consiste nel splittare la cavità orale in due grazie all'utilizzo della lingua. Se questa è la nostra cavità orale e questi sono i nostri denti, la nostra lingua la mettiamo più o meno in questa zona, poi troverete il vostro punto perfetto e facciamo da U a I con la lingua appoggiata in questa zona, quindi così. Ci sono dei suoni che non vi aiutano, potrebbero essere tipo questo. O ancora un altro timbro comunque sempre molto arioso com'è. Quindi mi raccomando una M che vibri dietro i denti. Il suono deve essere naturale, spontaneo, costante e ben proiettato.
Mi auguro che questo tutorial sia per voi d'aiuto per cominciare lo studio degli armonici. Per qualsiasi domanda io sono a disposizione, potete scrivermi sotto nei commenti o anche nella mail privata se preferite, sarò felice di rispondervi. Nel prossimo video parlerò della tecnica falso cordale per le donne. Ci vediamo al prossimo tutorial. Lentamente. Il timbro perfetto per fare gli armonici.